Qual è il motivo per cui non si può mettere una striscione? Ma quale motivo? No, abbiamo già parlato con loro e ha detto che fra un'ora gli... Ma vi rendete conto di cosa state facendo? Ma vi rendete conto? È una conferenza stampa per parlare con dei giornali stampa senza e tenere la polizia alle... Ma dove c'è scritto? Ma laddove non volete che siamo davanti alla Leopolda, ma ditelo chiaramente. Non spintonate, per favore non spintonate la ragazza, grazie. Ma riprendete, ma riprendete. Vedete cosa fa la polizia? Hai visto la Dico che fa? La Dico sta staccando lo striscione, ha spintonato la ragazza. Ma le stronzate che... Ma non ti sa dire che state facendo, c'è la libertà di espressione in questo paese, l'avete capito o no? Ma l'avete capito o no? Ma com'è che non si può fare una conferenza stampa davanti alla Leopolda? Ci dovete spiegare perché? Quale legge? Perché non si può fare? Perché non si può fare? Perché non si può fare una conferenza stampa davanti alla Leopolda? Perché non si può fare una conferenza stampa? Perché c'è scritto no qua? Questo è il motivo per cui non si può fare. No, non siamo liberi perché state venendo qui per non farci fare una conferenza stampa strappandoci prima il cartellone. Non ci potete strappare. Vergognatevi. Vergogna! State venendo qui perché c'è scritto no. Solo per questo motivo e perché siamo davanti alla Leopolda. Non se l'è comprata. Non si può zittire il dissenso. Non è di proprietà di Renzi e voi non siete i suoi, le sue guardie giurate, ok? Siamo in uno stato libero, non siete le guardie giurate di Renzi e questa non è casa sua, questo è un posto pubblico e noi possiamo starci. Vergognatevi. Una vergogna. Cioè, questa è la democrazia. Dobbiamo capire che non si può stare qua davanti a parlare del no. Ci stanno impedendo di fare una conferenza stampa. E lo sapete tutti che siamo qua, per questo si vede che è solo una conferenza stampa. Che è solo una conferenza stampa. C'è la manifesto e cartelloni perché c'è scritto no. E perché si annuncia una manifestazione. Questa è la democrazia di ieri. Voi siete di fare quello che volete. Ma ci si però... può mettere lì accanto? Vergognatevi! L'ingresso principale è fuori. Lì. O di là, ma l'ingresso principale no. Lui dice tutto è cancellato. Scusa, dateci di manifesto. Dammi. Lasciali manifesto, scusa, perché gli devi andare a... Ma vi rendete conto? Questa riforma costituzionale è questo, ancora non l'hanno approvata, che non si può attaccare un manifesto in cui c'è scritto no a Renzi, non si può attaccare davanti alla Leopolda. Non si può attaccare questo manifesto, perché viene la polizia e lo stacca. Guardate. Bravo, noi dobbiamo pagare queste cose qua. Dobbiamo pagare queste cose qua, vero? Perché se l'è comprata Renzi, sei la guardia giurata di Renzi. Sei la guardia giurata di Renzi. Questa è casa sua. Vergognatevi. Guardiamo il diritto di fare domande. E allora ci dobbiamo far fare. Certo che è il caso, perché noi abbiamo tutto il diritto. Allora, siccome è una questione temporanea, quando è lo scotch, vabbè, ma lei ha detto di spostarci fuori da qui. Facciamo la conferenza. Ma non esiste! Manifestazione, siamo cinque persone però davanti alla Leopolda. Davanti alla Leopolda c'è un'altra legge. Non c'è lo stato di diritto davanti alla Leopolda. Perché è la casa di Renzi, l'è comprata, non ce l'hanno detto ma se l'è comprata, questa è tutta privata. L'ha comprata con i nostri soldi.